amici all'ascolto, la Piero Gibardo e Dario Adani, cornice bellissima dell'Usain Stadium, milioni di spettatori, questo è l'ultimo app di Qatar 2022. Ci siamo divertiti nelle scorse settimane, ci siamo emozionati e oggi siamo pronti a vivere il fascino di questa attesissima sfida. Match che promette gol e spettacolo tra due squadre davvero imbottite di talento. Eccoci qui dopo quasi un mese di grande calcio che ci ha regalato tantissime emozioni. Ora siamo pronti a conoscere il nome della squadra che salirà sul tetto del mondo. Pier, non ci sono dubbi, e questa è la partita più importante del calcio, quella che ogni giocatore da bambino sogna di arrivare a giocare. Già essere qui, in postazione a commentarla, è un'emozione grandissima. Pensa cosa staranno provando i 22 in campo. C'è la prateria per andare. Che parata di Lloris! Palla spazzata via. Tiro dalla distanza che termina di poco fuori. Era quasi riuscito a trovare il giusto equilibrio tra potenza e precisione. Peccato che non sia stato sufficiente per il gol. Griezmann. Ottima lettura. Prova a andare. Super Lloris qui. Sabali. Lloris non rischia la presa di pugno. Palla spazzata via. Buono il recupero di Koulibaly. Possono passare in vantaggio. Grande intervento di Lloris. Sabali. Andranno ancora dalla bandierina. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Sar può prendere la mira. E c'è il gol che sblocca la finale del mondiale. Un gol che unisce tecnica, potenza, fisico. Ha fatto parecchi metri palla al piede prima di presentarsi davanti al portiere e batterlo. Replay meritatissimo. Goal! Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Perde palla. Può andare. Attenzione, passa il difensore. Che parata di Lloris. Interviene e allontana. Via. Occasione da sfruttare. Soprattutto è potente, che si aspetta fuori davvero per pochi centimetri. Coman. Lo ferma, ma non controlla. Primo tempo che si chiude qui, con le squadre che si dirigono negli spogliatori. Si riprende a giocare dopo l'intervallo, grande attesa ovviamente per scoprire quale di queste due squadre salirà sul tetto del mondo. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Ecco Sar. Con questa palla e punta alla porta. Ha sbagliato tu per tu col portiere, palla fuori di poco. Ha pensato solo a calciare di potenza. E la precisione? Legge bene la traiettoria e riparte. È entrato coi tempi giusti qui. Mané. Via. Se l'è bevuto. Attenzione ancora, pericolo. E c'è il gol, volano a più due, adesso mettono una seria ipoteca sulla coppa. Un gol che merita di essere rivisto. Ha depositato la palla in rete al termine di un'azione personale travolgente. Golasso. Arriva il cambio. Goal! Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0.
Recupera palla con un ottimo contrasto. Bravissimo Koulibaly, l'uno contro uno. Sar. Via. A metri per andare. Grande intervento di Lloris. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. L'arma del vantaggio, attacca i francesi. Se ne va di forza, ha la palla buona. Può andare da lì e c'è il gol. E stavolta il portiere non può nulla. Sulla ribattuta in rete. Possiamo rivedere le fasi finali dell'azione che ha portato al gol. Bravo l'attaccante ad avventarsi sulla respinta e a crederci, battendo il portiere provvidenziale peraltro sulla prima conclusione. Non poteva far di più per evitare il gol. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Ora conducono per 3-0. C'è spazio davanti a sé. E c'è la rete che allarga ulteriormente, porta più 4. Ha preso palla, ha puntato la porta e ha fatto secco il portiere al termine di una cavalcata inarrestabile. Che gol! Gara che sta per finire e a quanto pare c'è una distanza insormontabile. Ancora 5 minuti da giocare. Punta la porta a metri e c'è il gol. La giornata da incubo per il portiere avversario. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta. Pier, abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Match a senso unico, 5-0, una lezione. L'arbitro concede giustamente l'arma di vantaggio alla Francia. Hanno commesso un altro fallo, l'arbitro fischia e è vantaggio stavolta. Errore di Koulibaly. Fischia la fine l'arbitro, fa partire i titoli di coda, non aspettavano altro per dare inizio alla festa, in campo e sugli spalti. Sono loro i campioni del mondo, ce l'hanno fatta, hanno superato anche l'ultimo ostacolo. Ma che spettacolo, Pier! Da ex giocatore non posso fare a meno di emozionarmi di fronte a queste scene. Incredibile. Bisogna fare i complimenti agli avversari che si sono...